Ha preso il via martedì 27 settembre a Fano la sesta edizione di Una città da gustare 2022, il festival che per una settimana accende i riflettori sull'enogastronomia e l'ospitalità. Il cartellone è ricco di appuntamenti, prevede convegni, testimonianze, proiezioni di film e visite guidate, sette giornate dense di iniziative incentrate sui libri, sulla ristorazione e sulla tecnologia. Ieri la Sala Verdi del Teatro della Fortuna ha ospitato un incontro dal titolo Etica, scuola, cibo, prospettive occupazionali e sicurezza negli ambienti di lavoro. Il tema di quest'anno ricorrente era che non si trovava personale, era difficilissimo trovare personale per ristoranti e alberghi, oppure il fatto che i giovani non vogliono lavorare perché prendono il reddito di cittadinanza. Abbiamo cercato di capire attraverso degli interventi proprio fatti dai giovani, abbiamo rappresentato qui tre regioni, dalla Emilia Romagna, le Marche e l'Abruzzo, con scuole che vanno da Giulianova a Rimini, per cui è emerso che i ragazzi hanno fatto delle buone esperienze, ma spesso hanno avuto anche necessità di lamentarsi per il numero di monte ore fatte giornalmente, non avere il giorno libero, non essere stati sempre assunti in maniera regolarissima, per cui ci sono delle cose che vanno in qualche modo riviste. Contestano il fatto che non vogliono lavorare per il reddito di cittadinanza perché molti di loro tra l'altro non lo percepiscono. Si deve investire nella formazione e nella professionalità dei dipendenti, ha proseguito Pagnoni, che auspica un confronto tra i sindacati e mondo del lavoro e della formazione. Domani invece si affronterà la tematica della tecnologia che supporta il turismo e l'enogastronomia. Oggi quando noi programmiamo o facciamo un viaggio turistico utilizziamo la tecnologia prima, durante e dopo. Prima perché andiamo a visitare i vari siti web dei vari luoghi dove dobbiamo andare, utilizziamo anche i social per andare a vedere le opinioni che le altre persone hanno espresso, durante perché facciamo sempre delle foto, poi postiamo sui social, su Instagram e così via, poi utilizziamo molto la realtà aumentata, inquadrando con il cellulare, con lo smartphone, il codice QR che si trovano nei vari totem, nelle varie installazioni, riusciamo ad avere notizie dettagliate su quel luogo, su quel castello, su quel museo. Dopo, quando ritorniamo, va bene, cataloghiamo le foto e poi continuiamo a postare sui social e infine facciamo anche dei racconti di viaggio sui blog. Per quanto riguarda il settore enogastronomico, sia nelle strutture alberghiere che anche nelle sale, si utilizzano impianti domotici per creare con degli effetti speciali degli scenari di luce. E poi anche nelle cucine i forni sono sempre più tecnologici, connessi e intelligenti. Si parlerà del caro bollette che tanto affligge i ristoratori e gli albergatori per il discorso energetico e quindi cercare di creare energia rinnovabile a prezzo agevolato.